Onori al sottosegretario di Stato della Difesa! Picchetto d'oro interforze pronto per la rassegna. Sottosegretario di Stato alla Difesa e il generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti. Le autorità militari, civili e religiose, tutte le associazioni combattentistiche e d'arma, voi tutti gentili ospiti. Vi do il benvenuto presso l'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno, ente nato nel 1888, quale scuola centrale di tiro d'artiglieria, che risulta oggi unico in ambito difesa, in quanto oltre ad essere organo fondamentale per l'azione tecnica e amministrativa della direzione degli armamenti terrestri, ricopre un ruolo di alta valenza strategica che si estrinseca attraverso le attività balistiche per la sperimentazione, l'omologazione e collaudo, il controllo di efficienza su tutti i sistemi d'arma e il relativo munizionamento. Prende ora la parola la professoressa Maria Gabriella Pasqualini, esperta storica e curatrice del progetto editoriale realizzato dal Ministero della Difesa in occasione dell'80° anniversario della guerra di liberazione. Buongiorno a tutti, autorità e ospiti presenti. Mi è stato chiesto di dire alcune parole su questo sbarco e sono piuttosto in difficoltà perché vedo che illustri personaggi, in divisa e non, conoscono molto bene questo sbarco. Uno sbarco importante. Perché importante? Perché si decise nel giorno di Natale del 1943 di attuare questo sbarco. Perché? Per arrivare a Roma e sbarcare oltre le linee. Questa fu la cosa più importante, il motivo più importante per la decisione. E fu uno sbarco che agli inizi fu considerato come appoggio alla quinta armata di Clark. Invece divenne poi uno sbarco a cui la quinta armata di Clark dava appoggio, tanto che fu deciso, partirono da Napoli il 21 di gennaio e arrivarono il 22 di gennaio, fu deciso perché la quinta armata di Clark già aveva cominciato a cercare di sfondare la linea Gustav. Quindi lo sbarco doveva essere appoggiato dalla quinta armata. Perché? Ma perché siamo a pochi chilometri da Roma e siamo a pochi chilometri dai Colli Albani, e dai Colli Albani era relativamente facile, io dico relativamente, in quel periodo. Benissimo, sbarcarono, ci fu una prova a Napoli senza alcun contrasto e nei giorni seguenti molto molto materiale fu sbarcato. Anzio fu scelta perché era un porto riparato, diciamo così, Nettuno perché era la costiera. Ma cosa successe? Avanzarono per 11 chilometri nell'interno, si fermarono per consolidare la testa di ponte. E questa decisione costò al generale Lucas il comando del sesto corpo d'armata che era sbarcato, perché non tutti furono contenti di questo fermo. Perché si fermò Lucas? Perché volle certamente consolidare la testa di ponte, ma anche perché l'istruzione di Clark gli costò il comando. Quindi dal 22 gennaio al 22 maggio 1943 lo sbarco ad Anzio
continuò non sbarcando ma cercando di arrivare a Roma. A Roma giunsero, Clark giunse il 5 giugno, entrarono il 4 giugno ma Clark giunse il 5 giugno. E questo pare sia vero, che Clark decise di portare avanti questa entrata a Roma, perché il 6 giugno c'era lo sbarco in Normandia e quindi occorreva entrare e liberare la capitale prima dello sbarco in Normandia. Le raffondazioni U-Bot e IYT, con uniformi e mezzi dell'epoca. In occasione dell'80° anniversario dello sbarco alleato, alla presenza dei gonfaloni della regione Lazio, della città metropolitana di Roma Capitale, del comune di Nettuno e del comune di Anzio, si procede ora con la cerimonia di scoprimento della stele in memoria dei soldati caduti per la libertà e la democrazia, avvenuta il 22 gennaio 1944 tra Anzio e Nettuno. L'operazione denominata Shingle avvenne in 3 diverse zone, di cui una include la spiaggia X-Ray Beach. Il sottosegretario di Stato alla Difesa procede con la deposizione di una corona ai caduti. Il senso dell'arricchimento per l'evento odierno. Voi offrite una bella immagine del futuro della nostra Italia, della nostra patria. Vorrei iniziare questo breve intervento condividendo con voi il pensiero che ritengo che la conoscenza della storia è preziosa per tutti noi. Ma ancor più importante per dare significato alle nostre vite è il sentimento della storia che deve essere trasmesso alle nuove generazioni, a voi bambini, a voi ragazzi, per costruire e vivere meglio il futuro. Ma non tutto andò come voluto e come previsto, però evidentemente questa operazione ha favorito, come è stata definita, l'inizio della fine. Infatti, sebbene l'operazione Shingle, che prevedeva appunto la creazione di una testa di ponte alleata oltre la linea Gustav, non avesse portato immediatamente allo scopo che si prefiggeva, quello ovvero di favorire lo sfondamento della quinta armata del generale Clark, lo sbarco sulla costa tra Anzio e Nettuno è stato comunque il primo passo militare verso la liberazione di Roma. E nonostante un'interpretazione controversa, sono tutti unanime nel riconoscere questo merito. La guerra di posizione che seguì durò fino alla primavera successiva, ma proprio quando l'azione sembrava compromessa definitivamente, l'esercito tedesco fu costretto alla ritirata. Vogliamo porgere un sentito ringraziamento per la loro presenza al Ministro della Cultura, onorevole Gennaro Sangiuliano, al Sottosegretario per il Ministero dell'Interno, onorevole Wanda Ferro, all'Ambasciatore per il Regno Unito, Edward Llewellyn, ai rappresentanti dell'Ambasciata degli Stati Uniti, del Canada e della Francia. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia. Thank you.
signor commissario del comune di Nettuno, prefetto Recucci, gentili autorità militari, civili e religiose, rappresentanti diplomatici del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America, del Canada e della Francia. Un grande filosofo italiano, Benedetto Croce, ci ricorda che la storia è sempre un fatto contemporaneo. La storia non è un orpello del passato, un culto del passato, ma è una sorta di cassetta degli attrezzi dove noi rinveniamo gli strumenti che ci consentono di interpretare la realtà a noi circostante e anche in alcuni casi prefigurare il futuro. Io ringrazio i cittadini di Nettuno e Anzio qui presenti e tutte le associazioni combattentistiche e d'arma e partecipo con l'occhio non solo del Ministro della Cultura ma anche del cultore di storia alle celebrazioni dell'80° anniversario dello sbarco alleato sulla costa tritenica. Questo fu un evento decisivo per la Seconda Guerra Mondiale e per la liberazione dell'Italia. Questa cerimonia è parte integrante di un calendario fittissimo e faccio i miei complimenti all'amministrazione, gli appuntamenti, conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali, mostre fotografiche che vogliono, come dire, coltivare la memoria di questi eventi. Si tratta di imprese di grande spessore culturale. A 80 anni di distanza dallo storico evento bellico che segnò le premesse della liberazione dell'Italia dal dominio nazifascista, è sempre più attuale l'esigenza di diffondere tra le giovani generazioni un messaggio che sia di pace, di libertà, di democrazia e soprattutto alla luce dei conflitti che in questo momento storico affliggono il mondo. Lo sbarco e la battaglia di Anzio del 22 gennaio del 1944 e di Nettuno ci insegnano che la guerra è soprattutto dolore, un costo umano altissimo di quella che è stata definita la prima guerra totale.